Riccardo Cagnoni, sindaco di Vertova, Angelo Capelli di Ponte Nossa, Benvenuto Morandi di Valbondione, Ornella Pasini di Gromo, Eli Pedretti di Valgoglio, Stefano Savoldelli di Rovetta, Tobia Sighillini di Gandellino, Pietro Visini di Piario, sono i primi cittadini del PDL della Valle Seriana che insieme ad altri colleghi della provincia per un totale di 50 persone in vista del congresso del partito hanno sottoscritto una lettera. Nel documento gli amministratori chiedono che la nuova segreteria non sia frutto di scelte imposte dall'alto. Noi abbiamo contattato Angelo Capelli per un commento. Quali sono i vostri intenti? Beh, innanzitutto non è tanto, è solo il discorso di non vedersi imporre, come è successo fino ad oggi, dall'alto scelte, ma è un manifesto vero e proprio, aperto e quindi destinato ad avere anche e a fare spazio a tutti quelli che vorranno riconoscersi in questa linea politica e programmatica inaugurata da Formigoni, perché non dimentichiamoci che lui in ticket con Alfano è quello che ha voluto i congressi, una tessera, un voto, che ha rivendicato il ruolo della gente, che ha rivendicato il ruolo degli amministratori come terminali autentici in contatto con le problematiche vere del territorio, che forse ha allontanato un po' l'azione politica del centrodestra da alcuni dati di realtà. Con molta umiltà, il lavoro che noi facciamo è questo. Ciascuno ha la propria peculiarità, perché l'essere sindaci del PDL non vuol dire necessariamente riconoscere a prescindere situazioni che poi hanno delle letture variegate, insomma. Capelli, ecco, ma sono i componenti di CL che iniziano a contarsi o stiamo assistendo alla nascita di un progetto più allargato e partecipato? Ma innanzitutto non è un progetto di CL, perché poi c'è questa cosa curiosa per cui CL come movimento religioso viene accomunato di un'azione politica. Oggi essere amici di Formigoni significa essere amici, essere necessariamente di CL, ma non è così. È un'area politica che guarda come approdo di un'azione quella del Partito Popolare Europeo. È un tema messo sul tavolo, ripeto, da noi in alcune aree del PDL, tra queste certamente anche quella di Formigoni, come azione, come evoluzione del partito di centrodestra più importante che era il PDL. Le difficoltà che in questo momento stiamo attraversando sono sotto gli occhi di tutti. La base, cioè la gente che lavora vicino al nostro elettorato, vuole offrire argomenti di discussione veri e autentici, di un confronto in un consesso congressuale, che sarà poi quello che vedrà qualcuno prevalere, piuttosto che trovare dei consensi più ampi. Cioè, si vuole riportare la politica a far politica. E questa è la grande sfida. Può anche essere che non tutti la pensino così, però è un segno forte che parte da sotto, e questa è un'esigenza che abbiamo avvertito tutti, soprattutto agli amministratori che hanno sulla pelle i problemi più brucianti della nostra gente.